Mi manca la campagna. Vorrei ricominciare a lavorare nei campi e tornare nella mia casa di via Deledda. Era il 2021 quando Michele Misseri chiedeva la sua libertà. Fra qualche settimana lo zio di Sara Scazzi, la giovane di 15 anni di Avetrana, Taranto, scomparsa il 26 agosto 2010 e ritrovata senza vita 42 giorni dopo in un pozzo, vedrà realizzato il suo desiderio, poiché si appresta a essere rilasciato dal carcere. Benché avrebbe completato l'esecuzione della sua pena di 8 anni per l'occultamento del cadavere della nipote il prossimo novembre, sarà liberato a febbraio a causa delle disposizioni di svuota carceri e per il suo comportamento esemplare in detenzione. Il 6 ottobre 2010, lo zio Michele, così soprannominato durante uno dei casi di cronaca più noti in Italia, confessò al pubblico ministero Mariano Buccoliero di aver ucciso la nipote, indicando la località in cui aveva gettato il suo corpo nel pozzo. Ma 9 giorni dopo ritrattò la confessione, accusando la moglie, Cosima Serrano, e la figlia, Sabrina Misseri. Le indagini hanno evidenziato la responsabilità delle due donne, poiché sia la zia che la cugina di Sara stanno scontando l'ergastolo per l'omicidio della giovane. Michele Misseri ha costantemente sorpreso tutti con i suoi repentini cambi di versione e le diverse ricostruzioni riguardo all'atroce omicidio di Sara. Inizialmente si dichiarò colpevole, successivamente si proclamò innocente, poi di nuovo colpevole e ancora una volta innocente. 2 anni fa venne rivelata una lettera, scritta a penna, in cui l'uomo assolveva la moglie e la figlia dall'accusa di omicidio e si prendeva nuovamente tutta la responsabilità del delitto. Oggi, alla vigilia della sua liberazione dal carcere, non ha modificato la sua versione. Continua a sostenere di essere lui il colpevole. Questo sembra essere il suo modo di proteggere Cosima e Sabrina. Ecco cosa scriveva 2 anni fa. Io so solo che ci sono 2 innocenti in carcere, che stanno piangendo lacrime di innocenti. Io ho ucciso Sara Scazzi. Tutto per quel maledetto trattore. L'unico colpevole sono io. Sono stato mal consigliato e poi gli inquirenti non mi hanno più creduto. Ma non è come tutti pensano. Dio sa tutta la verità. Io scrivo sempre a mia moglie e a mia figlia Sabrina, 2 innocenti. In realtà, in questi anni, zio Michele ha continuato a scrivere costantemente a moglie e figlia, ma senza mai ricevere una risposta. Ha inviato lettere anche alla madre di Sara, Concetta Serrano, sempre autoaccusandosi e difendendo le sue donne. Nel frattempo, però, ha richiesto di poter tornare a casa, poiché sente la mancanza della sua vecchia vita in campagna. È plausibile che rimpianga il passato, considerando che nel 2022 il suo avvocato aveva presentato un reclamo sulle terribili condizioni in cui viveva in carcere. La sua cella era più piccola di 4 metri quadrati, il minimo indicato dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo per un detenuto. Nel penitenziario di Lecce, dove è attualmente detenuto, aveva solo 3 metri quadrati a disposizione. Inoltre, nella cella mancava l'acqua calda e la doccia. L'istanza di Michele Misseri è stata accolta il 22 febbraio dell'anno scorso. Il giudice di sorveglianza ha riconosciuto che per 991 giorni il detenuto è stato ristretto in spazi di soli 2,66 metri quadrati, condizioni ritenute lesive dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Solo grazie a quel decreto Misseri ha ottenuto uno sconto di pena di 41 giorni, aggiunti ai 500 già concessi per buona condotta. Torniamo ora al pomeriggio del 26 agosto di 13 anni fa. Sara Scazzi avrebbe dovuto trascorrere la giornata al mare con la cugina Sabrina e un'amica di entrambe, Mariangela. Invece la giovane scomparve e fu ritrovata il 6 ottobre, dopo 42 giorni, in un pozzo in campagna. A confessare l'omicidio fu proprio lo zio Michele, che dichiarò di averla strangolata e seppellita in Contrada Mosca. Fu lui stesso a guidare gli investigatori fino al pozzo. Tuttavia i giudici, nei 3 gradi di giudizio, stabilirono che la sua ricostruzione era falsa. A commettere l'omicidio di Sara furono la moglie di Michele, Cosima, condannata anche per il sequestro della ragazza, e la figlia Sabrina, attualmente scontano la pena dell'ergastolo.
Alla base del delitto c'era un ragazzo conteso tra le due giovani, Ivano Russo, e un pettegolezzo che aveva coinvolto Sabrina, mettendo in imbarazzo la famiglia. La giovane si era dichiarata interessata a Ivano, ma questi l'aveva respinta. Nel processo di primo grado, che mirava a dimostrare i depistaggi e le false testimonianze nel corso dell'inchiesta, Ivano Russo fu condannato a 5 anni per falsa testimonianza. I giudici ritenevano che non avesse rivelato di aver incontrato Sara e Sabrina prima dell'omicidio, tra le 13:50 e le 14:15, e di averle viste litigare. In appello la condanna è stata annullata per Michele Misseri e altre 10 persone, tutte accusate di falsa testimonianza, a causa dell'intervenuta prescrizione. Nel gruppo figura Michele Misseri, che si è più volte autoaccusato in modo falso del delitto. Sabrina e Cosima condividono la stessa cella e affrontano lo stesso destino. Attendono ansiosamente il verdetto della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, presso la quale hanno presentato un ricorso contro la sentenza d'ergastolo emessa il 21 febbraio 2017 dalla Cassazione. Se la Corte Europea dovesse riconoscere una violazione dei diritti di Sabrina e Cosima, si potrebbe aprire la strada a una revisione del processo, ma questa ipotesi sembra al momento molto remota. Ciò che manca, anche a causa delle molteplici confessioni discordanti di Misseri, è solo la verità riguardo a ciò che realmente è accaduto dopo l'aggressione a Sara e quali fossero esattamente i ruoli di madre e figlia nell'omicidio. Nonostante ciò, i giudici della Cassazione, nel riesaminare le fasi dell'omicidio, non hanno concesso alcuno sconto alle due donne. Sabrina non merita sconti, secondo i giudici, a causa delle modalità di commissione del delitto e della fredda pianificazione di una strategia volta a ottenere l'impunità attraverso comportamenti spregiudicati, obliqui e fuorvianti. Sabrina ha rilasciato interviste, strumentalizzato i media e deviato le indagini, assumendo un ruolo di motore propulsivo, freddo e calcolato, in direzione di piste fasulle subito dopo il delitto. Anche la madre, Cosima, non riceverà sconti, nonostante il legame affettuoso che Sara aveva con lei, quasi come con una madre. A breve, zio Michele potrebbe tornare nella casa dove tutto è cominciato, anche se l'abitazione versa in uno stato di degrado e abbandono, senza occupanti da troppo tempo. Se potrà davvero farlo o dovrà cercare un'altra soluzione rimane incerto. È certo però che non avrà il sostegno dell'altra figlia, Valentina, che è arrabbiata con lui e crede nell'innocenza di Cosima e Sabrina, accusate ingiustamente dal